Parte Dybala a rete, Roma in vantaggio. 13° gol in campionato per Dybala. La Roma è avanti. Pallone in mezzo, Ndicka di testa, Abraham! Ha pareggiato la Roma, no, fuori gioco. E gol. Il gol è buono, ha pareggiato la Roma. Dybala batterà di sinistro, mani sui fianchi per l'argentino che ha di fronte Meret, fischi assordante del pubblico di fede azzurra, ecco la rincorsa, il sinistro e il gol di Dybala per il vantaggio della Roma, pallone quasi verso terra alla destra di Meret che pure l'aveva intuito, i giallorossi sono in vantaggio, battuta di Dybala, il pallone in direzione di Abraham che di testa lo spedisce in rete ma era in fuorigioco. E perché ti chiedo scusa Manuela, perché il gol è stato invece convalidato, evidentemente era in posizione regolare Abraham. Dybala con il sinistro, Roma in vantaggio, Paolo Dybala, fanno 123 in Serie A come Gianluca Vialli e David Trezeguet, 0-1. Dybala, tocco dentro per Abraham, il gol è cancellato per fuorigioco. VAR. Il gol è buono, Abraham era in posizione regolare, 2-2. Dybala contro Meret, con la Roma, è sempre perfetto, Paolo Dybala trova l'angolo, Meret non ci arriva, Roma avanti. Corner, Dybala, testa e rete di Abraham in fuorigioco. Fuorigioco di Abraham. Attenzione. È gol, ha pareggiato la Roma e torna il gol Tammy Abraham, 2-2, ancora da corner la formazione di De Rossi. Vai Paolo, va Dybala, cross in mezzo di Abraham, fuori gioco dicono, fuori gioco. Vediamo un po'. Gol! 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 Sozza si accerta che tutti siano al di fuori dell'area di rigore, ovviamente. Fischia Sozza. Parte di Dybala! Gol! Dybala fa 13 e la Roma in vantaggio. Gol di Paolo Dybala. Intuisce Meret ma non ci arriva, calciato alla perfezione, la Roma passa in vantaggio al 59esimo, Paolo Dybala, gol numero 13. Bandierina, eccolo il cross, Ndicka, Ebra, fuori gioco, maledizione, amici, capiamo, check in corso, oh, dai un po' abisso, su, abisso, Irradi, un lungo recupero, ovviamente, si siede, VAR, gol! Un anno dopo torna al gol. Bravi a tirare ste linee, bravi. Qui può cambiare la partita. Qui può cambiare il pomeriggio della Roma al Maradona. Dybala contro Meret sta per fischiare Sozza. Dai Paolo. Paolo col sinistro. Parte Paolo con il mancino. Lo riparo! Dai, fischietto, non sbaglia mai, è una sentenza e la Roma passa in vantaggio al Maradona. Napoli 0, Roma 1, una partita di sofferenza ma la Roma non molla e la sblocca su calcio di rigore, Paolo Dybala 1-0. Calcio di rigore da buttaci i guanti, non ci arrivi mai, apri il piattone, Meret indovina l'angolo ma lo calcia troppo bene il 21, troppo bene, Paolo Dybala 1-0 per noi. Bandierina, palla dentro, di capo, Aspetta un attimo, vediamo un po', aspetta un attimo. Aspettiamo. Grande tensione. Sembrava grande di tensione là. A bordo campo. Grande tensione. Aspetta. Sossa in attesa. Dai, Sossa in attesa di capire. Dai che è importante. Mamma mia ragazzi. Certo dai, che è importante. Certo che il VAR. Attenzione. È 2-2. Dai Tammy. Torna al gol Tammy Abraham. Il gol è valido.
di testa sotto misura, la corregge in porta. Ancora Tammy Abraham. Ancora dall'altra parte adesso, eh. Ancora Alessio, dai che c'è tempo. Parte di Bala! Apre il suo sinistro e batte Alex Meret. 1-0 per la Roma, 59esimo, 13 in campionato per Paolo Dybala. Beh, adesso mette dentro tutti i difensori che c'ha. Ostigard va a complementare la batteria. Dybala dalla bandierina di testa, di Tammy Abraham! E arriva il 2-2, il gol di Tammy Abraham sul secondo palo, si sblocca e pareggia la partita. Va a rivedere la posizione, però, eh. Va a rivedere la posizione. Eppure questo va a rivedere, dai. Vediamo un po'. VAR e gol. Gol per la Roma. Mamma mia, ragazzi. È gol. 2-2, mamma mia. Incredibile.